È iscritto a parlare il senatore Mirabelli, ne ha facoltà. È acceso. Sì, ma non sta in... Prego. Se me lo chiede. Grazie Presidente. Alla Camera qualche mese fa, non noi, ma altri hanno scelto di far saltare una legge elettorale disegnata sul modello tedesco. Su quella legge vi era un ampio accordo. Quella legge è saltata perché qualcuno ha deciso di votare, contrariamente a ciò che si era impegnato a fare, una modifica del testo concordato, dimostrando una strana idea degli accordi politici, pensando che quando se ne fa uno, poi si può decidere liberamente e unilateralmente cosa conviene o che cosa non conviene sostenere. Quel voto però non ha fatto venir meno le ragioni per fare in Parlamento una legge elettorale che sia frutto di un accordo ampio tra le forze presenti in queste Camere. Le ragioni che il Presidente della Repubblica, a cui il Presidente della Repubblica ci ha spesso richiamato, restano tutte in campo. C'era e c'è la necessità di una legge elettorale che omogenizzi i sistemi di Camera e Senato per ridurre l'ingovernabilità. C'era e c'è la necessità di una legge che restituisca forza alla rappresentanza di genere. C'era e c'è la necessità di una legge elettorale fatta dal Parlamento e non fatta di risulta sulle sentenze della Corte Costituzionale. Per mesi alcuni di coloro che oggi gridano allo scandalo e ci accusano di inciuccio e di fare una legge elettorale che favorisca l'inciuccio, per mesi questi ci hanno accusato di non voler fare la legge per favorire l'ingovernabilità e favorire l'inciuccio. Oggi ci accusano di averla fatta una legge elettorale per favorire l'inciuccio. In realtà noi non abbiamo mai smesso di lavorare per rispondere ai richiami giusti del Capo dello Stato, guardando all'interesse del Paese. E oggi siamo in aula con una legge approvata alla Camera, lo voglio sottolineare a chi ci dà lezioni di democrazia, con un numero di consensi che mai c'è stato in Parlamento per una legge elettorale. Ecco, io credo che si debba riflettere. E si debba riflettere che, altro che richiami alla dittatura, siamo di fronte a una legge condivisa tra maggioranza e una parte importante dell'opposizione. Ho sentito in questi giorni parlare di eversione, fascismo, siete come Mussolini, peggio di Mussolini, rivolta delle coscienze. Guardate, io trovo legittimo il dissenso e non sta a me giudicare le forme in cui si sceglie di esprimerlo. Ma le parole, come diceva qualcuno, sono importanti. E invito tutti a riflettere sul rischio che il giorno che speriamo non venga mai, in cui ci fosse un vero rischio per la democrazia, quel giorno, se ne abusiamo, rischiamo di non aver più parole. Se noi usiamo e svuotiamo di senso tutte quelle parole. Tra l'altro non so quanto sia coerente con la cultura democratica pensare che chi vota diverso da me lo fa soltanto se è ricattato o comperato con un seggio, così come siamo stati accusati e così come sono stati accusati tutti coloro che voteranno questa legge in questa discussione. Certo, questa legge elettorale non è la nostra. Per noi serviva e serve una legge elettorale in cui gli elettori possano scegliere chi governa e che garantisca a chi è scelto dagli elettori la possibilità di avere in Parlamento i voti necessari per governare. Ma non c'è la maggioranza per fare in Parlamento, per votare in Parlamento la legge che vorremmo. Ma questa è una buona legge. La legge possibile oggi, una legge che introduce una quota di maggioritario importante, che favorisce l'aggregazione di forze che condividono proposte e progetti per il futuro e che riduce i rischi di ingovernabilità. Questa è una legge che allo stesso tempo garantisce la rappresentanza di genere e comunque la rappresentanza dei territori.
Una legge costruita guardando alle sentenze della Corte e che garantisce coi collegi uninominali la possibilità di scegliere i rappresentanti del proprio territorio e di conoscere e scegliere di conseguenza i candidati dei listini dei collegi plurinominali. A chi grida allo scandalo teorizzando che solo le preferenze consentono la scelta ai cittadini voglio ricordare innanzitutto che l'accordo che avevamo fatto tutti sul sistema tedesco prevedeva i capolisti bloccati. In secondo luogo, che in una parte del Paese le preferenze possono consentire, come abbiamo troppo spesso visto, condizionamenti che con la libertà di scelta e con le libertà degli elettori hanno poco a che fare. Ecco, non è... Io credo che questo sia il momento, come richiamava anche il presidente Napolitano, della responsabilità. Non è il momento della propaganda, in cui dopo aver criminalizzato il voto segreto oggi si teorizza che il voto segreto dovrebbe diventare la regola e se ne propongono 48. Serve una legge elettorale nuova, fatta dal Parlamento. Tra poco sarà sconfitto chi invece una legge non la vuole, come ha dimostrato affossando il tedesco e oggi dicendo tutto il suo contrario pur di lasciare le cose come stanno. Ripeto, questa è la migliore legge possibile in questo Parlamento. Per farla, ognuno dei suoi sostenitori, ognuno di coloro che la voterà, ha rinunciato a qualcosa. Ma abbiamo tutti insieme, una larga maggioranza di questo Parlamento, fatto prevalere e faremo prevalere l'interesse del Paese. Come chiedeva il capogruppo dei 5 Stelle, ci sarà traccia di questa discussione, ci sarà traccia. E sarà quella lasciata da una maggioranza e da una gran parte dell'opposizione che, come si deve fare sulle regole, hanno condiviso questa legge elettorale, si sono assunti la responsabilità di farla.